Buonasera a tutti. Io mi scuso perché pensavo di introdurmi diversamente e con qualcosa di completamente diverso da quello che ho sempre detto, in quanto mi trovo a Sassari, che come ha detto il mio amico e collega Angelo Castellaccio, è stata la mia prima sede di insegnamento e che io stimo in modo particolare. Considero ancora oggi Sassari abitata da gente più intelligente, diciamo, di quella del Campidano. Non mi sentiranno campidanese, perché ho sempre pensato, ma non lo dico solamente io, gli stessi liceo dicevano che a Sassari non c'era la malaria e quindi si è sviluppata maggiore intelligenza. Al di là dello scherzo, vengo qui a Sassari sempre molto, molto, molto volentieri. E con oggi praticamente io chiudo i miei interventi sul 150° dell'Unità d'Italia. Ne ho fatti tanti, ne ho fatti una trentina, e questo è l'ultimo. Quindi vorrei farne una cosa particolare proprio per Sassari. Cominciando dall'inizio, dire cos'è. Voi pensate che io venga a presentare un libro, non è vero, ma nemmeno per sogno. Io vengo a presentare una denuncia, proprio una denuncia addirittura penale, nei confronti di tutta l'Italia. Quindi non è un libro quello che dico io, e ripeto, è una vera e propria denuncia. Io l'ho scritto come libro perché 4 anni fa vidi una proposta di legge, e dico anche nome e cognomi, la proposta di legge con la firmata da Anedda, che allora era di Alleanza Nazionale, e da Calas, di Essen, cioè di Partitica, dove proponevano di festeggiare il 150° dell'Unità d'Italia. Quindi è una proposta partita da due sardi. Nella proposta non si tratta di Sardegna, non c'è la parola Sardegna. Io me ne accorsi e cercai di attivare invece quello che io penso il ruolo della Sardegna all'interno del 150°. Andai allora dal presidente della regione, che era Soru, il quale naturalmente non fece nulla, non dico naturalmente, è normale, non fece nulla, anzi ne approfittò una volta che io gli dissi che alla Sardegna non era stata concessa nemmeno una lira. Allora c'era Rutelli come presidente del comitato del 150°, poi venne Ciampi, adesso chiamato, alla Sardegna non veniva data una lira, e ne approfittò per chiedere che dei soldi del 150° venisse fatto un museo chiamato il Betile, tra l'altro un nome terribile se voi sapete cosa vuol dire. Cioè non gliene importò nulla del discorso culturale, sociale, politico, interessava solamente di realizzare quello che aveva in testa con il museo. Quindi niente, la regione ufficialmente non prese in considerazione la mia denuncia di quello che era il ruolo della Sardegna all'interno del risorgimento italiano, quindi del 150°, dove c'erano soldi, sono stati dati soldi dappertutto. Li ha presi naturalmente Torino, li ha presi Firenze, li ha presi Roma, li ha presi perfino Reggio Calabria. Alla Sardegna niente, nemmeno una lira. Naturalmente poi, visto che la regione non mi dava ascolto, allora andai ripeto, tanto è l'ultima volta, poi mi dicono che non è vero, no. Andai dal sindaco di Cagliari, Emilio Flores, mio caro amico personale, e rimase una mattina a dirmi che cos'era il 150° e che cos'era il ruolo di Cagliari, che rappresentava la prima capitale dello Stato italiano, e quindi che facesse una cerimonia o qualche cosa, una delibera, che mettere in primo piano Cagliari. Non mi ascolta. Le università sia Cagliari che Sassari non hanno preso atteggiamento ufficiale di fronte al 150°. Niente. Quindi sta passando questo avvenimento in Sardegna. Sì, il giorno 17 marzo ci sono state delle celebrazioni, ma come in tutte le parti d'Italia, non come qualche cosa di particolare sardo. Poi, dopo questo qua, praticamente non c'è stato più niente. Non c'è un'ufficialità, una presa di coscienza. Tranne, devo ammetterlo, adesso, oggi, grazie all'assessore Emilia, il quale, per sensibilità, non è una captazione benevolenze, con una sensibilità di intelligenza particolare, ha capito che sto facendo una denuncia e facendo un messaggio importantissimo per la Sardegna, non come casula, ma proprio come sardo, un messaggio importantissimo, e mi dà la possibilità di spiegarmelo a Sassari.
aspettando che voi siate un'arca di risonanza di quello che dico, ammesso che lo accettiate, perché io capisco che contrasterà quello che dico con tutto quello che avete imparato, che avete in testa, e che io avevo in testa e che ho ancora in testa, ma che ho superato verso una visione nuova e diversa da quella che è quella tradizionale. Badate bene, quello che io dico non contrasta con niente, cioè non tolgo nulla alla grandezza del Risorgimento, non tolgo niente ai martiri di Belfiore, ai Carli Pisacane, ai pensatori come Mazzini, come Gioberti, ai comandanti come Garibaldi, non tolgo nulla alla grandezza di questo, per carità. Io aggiungo qualche cosa che è una condizio sine qua non, che nel resto del continente e nelle celebrazioni del 150 non è mai stato detto. La mia è un'aggiunta che non toglie niente, ripeto, né al Risorgimento italiano né alla visione tradizionale identitaria della Sardegna. È un'aggiunta in più, ma è un'aggiunta importantissima, perché senza di questa non si capisce niente. Quindi mi scuserete se io sono un po', diciamo, perentorio. Purtroppo devo condensare in 20 minuti, mezz'ora, non vi sto più, una cosa che in genere avrebbe bisogno di ore e ore, perché io potrei giustificare qualsiasi virgola di quello che dico. Cioè, e dico non le cose come uno storico, per carità, lo dico come diplomatista, che differenza c'è? Lo storico è quello che interpreta. Io invece presenterò solo una serie di documentazioni, senza interpretazioni. Quindi la mia sono le fonti. Cosa dicono le fonti? Poi dipende da voi, interpretate come volete. Se volete leggere un'altra cosa, leggete un'altra cosa. La fonte è questa. E tutte le fonti, dico, su mille fonti, tutte e mille dicono quello che dico io. Cioè, quella che presento io. Quindi ci troviamo di fronte a un caso particolarissimo. Qual è il caso particolarissimo? Che tutte le fonti dicono che la storia italiana che si impara a scuola, quella che la Gelmini vi obbliga a studiare a scuola, ai ragazzi, e quella che abbiamo imparato noi prima della Gelmini, è un grande inganno. Perché? Io so anche perché, poi lo diremo magari. Vediamo però che cos'è questo grande inganno, in che cosa consiste l'inganno. L'inganno è tutto in queste due cose. Secondo voi, qual è l'Italia? È quella o questa? E per la parola Italia cosa si intende? Quando voi leggete i giornali, sentite la televisione Italia, cosa si intende? La penisola italiana o tutto il complesso che è lo Stato italiano? La penisola italiana o lo Stato italiano che si chiama Repubblica Italiana? Beh, mi sembra che per Italia si dovrebbe intendere tutto, perché se non si intendesse tutto noi saremmo degli stranieri. Eppure non è così. Sui giornali, alla televisione, dappertutto, nell'immaginario collettivo nazionale, per Italia si intende la penisola italiana. Infatti, qualsiasi libro di storia, di letteratura, di storia dell'arte, voi studiate solamente la penisola italiana. Libro di storia, cominciate dagli Etruschi, i Romani, e poi ci mettete Bizantini, e poi ci mettete i Longobardi, poi ci mettete i Normanni, poi c'è tutta la penisola italiana, come se quella fosse la storia d'Italia. No, quella è la storia della penisola italiana, non è la storia d'Italia, cioè non è la storia di tutti, è la storia di una parte. Naturalmente tutto nasce, forma l'immaginario collettivo, l'immaginario collettivo che tutti pensano che parlando della penisola italiana si parli dell'Italia. Invece mi sembra che io pago le tasse per lo Stato, faccio il militare per lo Stato, la regione Sarda fa parte dello Stato, è una delle regioni dello Stato, o no? Allora, si deve fare la storia di questo o la storia di quello? Ma per storia non intendo solamente la storia politica, ma tutto il concetto, anche la letteratura, la lingua, tutto quanto, si deve fare questa. E allora, se la storia non è quella che si studia a scuola, che si parla al giornale, alla televisione, è questa. Qual è la storia di questa? Che cos'è? Cominciamo a dire che cos'è questa. Sì, sicuramente, nessuno ha dubbi, o se no alza la mano, il professore ti sbaglia. È
uno Stato, il nostro Stato, al quale noi dobbiamo riferirci, siamo d'accordo? A questo punto il problema qual è? Cosa vuol dire Stato? Cioè tutti quelli che fanno storia o letteratura o storia dell'arte non sanno nemmeno qual è l'elemento portante di tutta questa roba qui, cioè dell'immaginario collettivo nazionale. Cos'è lo Stato? E allora, vediamo un po', non è che lo Stato si deve sapere che cos'è, quando nasce, dove nasce, quali sono i suoi attributi e qual è la sua storia. Non è che chiedo la luna, visto che io faccio parte di questo, io chiedo quando è nato, dove è nato, quando è nato e qual è la storia di questo, non di quello. Perché faccio parte di questo, non di quello. Siete d'accordo? Non lo so se sono logico, abbastanza logico oggi o se sono le tra-regole. Allora, uno Stato, il diritto, cosa che i miei colleghi di storia, di storia politica non vanno a vedere, i libri di diritto costituzionale, l'assessore che è laureato in giurisprudenza sa benissimo che basta, non so con quale testo ha studiato, ma per esempio sia i libri di diritto costituzionale del periodo monarchico, per esempio il Ranelletti, Oreste Ranelletti, che quelli del periodo monarchico, del periodo repubblicano, dicono chiaramente che uno Stato è formato da un popolo stanziato in un territorio, stabilmente in un territorio, e questo popolo ha lo stesso vincolo giuridico, cioè hanno tutte le stesse leggi. Tant'è vero che il nostro Stato, quello che vi ho fatto vedere, abbiamo le stesse leggi sia noi che siamo a Sassari che quelli che sono a Trieste, che quelli che sono a Torino, che quelli che sono a Palermo. Il territorio è tutto, se Gheddafi spara a noi, sta sparando sull'Italia, il territorio. Quindi siamo un popolo stanziato in un territorio che ha le stesse leggi. Quello è lo Stato. Badate bene, non sto parlando dell'organizzazione interna dello Stato, cioè costituzionalmente lo Stato, cioè se lo Stato è repubblicano, è monarchico, non sto parlando se è di destra, se è di sinistra, quali sono le rivoluzioni che ha fatto. No, a me non mi interessa. Mi interessa questa automobile che comprende tutti noi, quando è nata e dove è nata, e senza la quale il popolo, le rivoluzioni, quello che avviene all'interno non ci sarebbe. Quindi la buccia è la cosa più importante che porta avanti il discorso statuale. Non so se sono abbastanza chiaro. Io immagino uno Stato come un'automobile grande, che può ingrandire, se lo Stato ingrandisce l'automobile diventa più grande, con i passeggeri che sarebbe il popolo e il guidatore che sarebbe o il monarca, se sia un periodo monarchico, o il Presidente della Repubblica, se sia un periodo repubblicano. Però ricordatevi che qualsiasi sia il guidatore, non sarebbe un guidatore se non ci fosse l'automobile. Quindi un re che viene fuori dall'automobile non è più niente. I passeggeri, cioè il popolo, senza l'automobile non sarebbero niente, sarebbero dei pedoni. Ci sono dei popoli ancora oggi che non sono stati, per esempio i Tuareg dell'Africa, non sono uno Stato, che non hanno uno Stato. Per dire, quindi, siamo l'elemento principe di tutta la storia, non solamente italiana, ma di tutto, è la statualità, lo Stato. Questa è la mia rivoluzione, la grande rivoluzione che è stata accennata nel libro che ho fatto, La terza via della storia. Allora, torniamo a bomba. Noi sardi, che non siamo considerati niente a livello nazionale, né politicamente, perché non abbiamo un ministro, non siamo considerati niente culturalmente perché non siamo inseriti in nessun programma scolastico, quindi in nessun libro di storia, di letteratura, di storia dell'arte. Non siamo considerati a livello sociale, perché ricordatevi che chi è del continente è del continente, a noi ci vede come un'appendice esotica, come se fossimo le Hawaii, dove si vengono a fare bagni. Abbiamo un bel mare, abbiamo un bel cielo, ma di noi non sa niente. Tutti i 2.000 o quanti, poi i 20.000 quanti verranno a fare il turismo in Sardegna, da noi non ci conoscono e non ci conosceranno mai. Quindi non siamo inseriti nell'idea generale italiana. E invece, guardate un po', quello Stato che invece oggi si chiama Repubblica Italiana non è nato nella penisola italiana. La signora Germini dovrebbe imparare che la storia dello Stato è la nostra, non la loro. Ed eccolo qua,
lo Stato sardo, lo sardo che poi diventa italiano, nasce a Bonaia il 19 giugno 1324, male di mattina. Quindi non è che lo invento io, ci sono un documento, bene, adesso non vi ho portato il documento, ma credetemi, all'archivio della Madonna c'è un bellissimo documento di nascita dello Stato, dice addirittura di mattina, probabilmente a mezzogiorno. Quindi siamo anche chiarissimi nella nascita dello Stato, cioè un popolo, un territorio, un vincolo giuridico, cioè le leggi, ed è uno Stato sovrano, agganciato in federazione, si chiama Unione Reale, ad altri stati della Corona d'Aragona, però è sovrano, c'è uno Stato con tutti i suoi elementi. All'interno di questi elementi, di questo Stato, c'è il Parlamento, l'esecutivo e il giudiziario, cioè la magistratura. Ci sono tutti gli elementi statuali, che poi non funzionassero è un altro discorso, per carità, è un altro discorso che non funzionassero. Ma quello è il difetto di chi c'è dentro, i passeggeri o il guidatore, non dell'automobile. Quindi sappiamo esattamente quando nasce questo Stato che si chiama Regno di Sardegna ed è, non è nemmeno contiguo, perché vedete ce n'è un pezzo che è nel Sassarese, l'altro è la Gallura e Cagliaritano e l'altro è il Regno di Alborea. Nasce nel 1324, per essere chi vuole fantasticare, 3 anni dopo la morte di Dante Alighieri, così hanno idea anche praticamente, siamo al periodo della morte di Dante, il periodo di Petrarca e del Boccaccio. Cosa succede? Che subito dopo, vi faccio molto breve, ci sarà una guerra tra il regno di Alborea e il regno di Sardegna. C'è una guerra, non vi dico i motivi perché ho fatto 2 volumi, se no non finiamo più. Vince a San Lui il 30 giugno 1409 il regno di Sardegna. Vince. Naturalmente chi è sardista mi comincia a dire ma io è più sardo il regno di Alborea e il regno di Sardegna. Questi sono discorsi. Io tra l'altro sono dei oristano, quindi avrei combattuto certamente per l'Alborea. Però a me interessa dire oggi, che ha delle ripercussioni politiche che mi interessano, che il regno di Sardegna ha vinto. Ed è tutta la Sardegna. Voi dite, ma questa l'ha disegnata a Casula? No, vi faccio vedere una carta autentica, eccola qua. Questa è vera. Allora scrivevano in latino, insula et regnum Sardegna. Notate la differenza tra la storia dell'isola di Sardegna e la storia del regno di Sardegna. La storia dell'isola di Sardegna è una storia misera, per carità, teniamoci. Cioè noi, dentro questa storia ci sono i miei nonni, i miei bisnonni, i miei trisnonni, i miei avi e i vostri avi, che erano miseri. Fame ne azzurro, era un osso. La fame fino alla punta dei capelli, la malaria dappertutto. Le strade polverose, le fichi d'India, i banditi, una storia misera. Non sto vantando la storia interna dello Stato, è misera, però senza quella non c'era il seguito. È come dire che mio nonno, poverino, andava nel Sinis a portarsi la legna per il fuoco portando la in testa e io non devo riconoscere il suo sacrificio, oggi sono però un professore universitario. Non posso dire che siccome mio nonno era povero, io non lo riconosco. Cioè si deve riconoscere che la storia è povera, ma senza la quella non c'è il seguito. E per 300 anni la storia è la nostra storia, cioè dei nostri avi, tenetene conto, senza i quali non c'è il seguito. Per 300 anni, sapete quant'è 300 anni? Sono tante generazioni di gente, tanta. Andiamo avanti a seguire. Cosa succede? Nel 1720, la corona che era formata, che la corona non è quella che si mette in testa, era un insieme di stati, si chiama federazione oggi, allora si chiamava corona. È una federazione di stati. Per la guerra di successione spagnola si rompe, gli stati della corona, cioè il regno di Napoli, il regno di Sicilia, il regno di Sardegna, il regno di Valencia, il regno di Maiorca, il regno di Aragona, tutti quanti si sfanno, cioè diventano ballerini e il regno di Sardegna rimane solo, non è più. E viene ad agganciarsi lui, attenzione, ad altri stati che non erano regni ed erano il Principato di Piemonte, la Contea di Nizza e il Ducato di Savoia. Naturalmente la storiografia contraria mi dice i Savoia hanno preso la Sardegna, non è così. I Savoia sono saliti sulla mia macchina e sono diventati re, perché prima non erano nulla e non sarebbero stati nulla, così come oggi non sono nulla perché non sono nella macchina. Che si chiama lo Stato italiano, e allora si chiama lo Stato sardo. Voi dite, ma questo l'ha insegnata Casula? No, vi faccio vedere che cos'è. Ecco,
questa non l'ha disegnata Casula, questa è una carta che si insegnava ai tempi miei nelle scuole medie, le ho fatte fuori, Regno di Sardegna, vedete benissimo che tu. A questo punto c'è il problema, in testa vostra sono sicuro che tutti pensano, ma sardo cosa vuol dire? Guardate, io quando parlo di sardi istituzionali, cioè a me non mi interessa che il sardo sia nato a Ivrea, a Torino o a Fonni o a Sassari, perché non sto parlando di antropologia, perché così come oggi io sono italiano perché faccio parte dello Stato italiano, è chiaro che con tutti diventano sardi perché fanno parte del Regno di Sardegna, cioè di uno Stato chiamato Regno di Sardegna. Non so, quando sono Regno d'Italia sono italiano, quando sono Regno di Sardegna non sono più sardo. Non la comprendo questa cosa, perché i miei interlocutori usano la storia e la sfasciano come vogliono. Io prendo solamente la fonte, dico che tutti diventano sardi, non noi piemontesi, loro diventano sardi. Dite, ma Casula interpreta forza? No, non forzo per niente. Io vi farò vedere adesso una serie di documenti. Per esempio, negli stati preunitari, voi sapete che prima del 17 marzo 1861 c'erano sei stati, tranne oltre il Regno di Sardegna, nella penisola italiana, il Regno Lombardo-Veneto, il Granducato di Toscana, lo Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie, il Ducato di Mantova, Parma e Piacenza. Quindi questi stati, cosa si studiava prima del 17 marzo 1861 a scuola? Cioè se non avesse successo quello che è successo, che poi ci imbrogliano, ci fregano, ci fanno il grande inganno, cosa avrebbero studiato? Allora sono andato a vedere, nelle scuole, io sono andato per coscienza, sono un diplomatista, non mi fido dei miei colleghi storici, sono andato a vedere cosa dicevano i testi, i volumi studiati nelle scuole medie, nelle scuole degli stati preunitari. Questo è stato fatto a Firenze, quindi nel Granducato di Toscana, nel 1859, mi sembra, 54, quindi prima del 61, cosa studiavano? Guardate cosa studiavano. È una domanda e risposta. Carlo Felice, vi faccio, io non vi ho segnato solo più caro. Domanda, di che si compone lo Stato sardo? Non c'è lo Stato piemontese, è sardo. Si compone del Ducato di Savoia, del Principato di Piemonte, del Ducato d'Aosta, di Monferrato, eccetera. Come vedete, loro sono sardi, non noi, non noi piemontesi o savoiardi. Guardate, poi dice, quali sono i confini dello Stato sardo? Ovviamente Svizzera, la Francia, il Mediterraneo. Divertitevi al 170. Quali sono i principali fiumi della Sardegna? Lo leggete, sono il Po, il Tanaro, le Due Dorie, la Sena, le Spure. Cioè andate a dirlo a Bossi che sta prendendo l'acqua da un fiume sardo. Naturalmente io potrei portarmi a Iosa di questi qua. Questo è un altro libro che è stato fatto a Livorno nel 1857 che dice la stessa cosa, vedete? Regno sardo, cioè non esistiamo solo noi. Voi dite, ma le persone? Ecco, questo per esempio è una carta che Angelo Castellaccio ha trovato al congresso, alla biblioteca del congresso di Washington. Ma non una, quante ne trovate? Più di 10. Più di 10. Bene, sul Piemonte, questo è il Piemonte, lo vedete, cioè c'è Ivrea, c'è Torino, c'è sul Piemonte, c'è scritto Sardegna. Cioè gli americani allora non conoscevano il Piemonte, conoscevano solamente la Sardegna. Sardegna, quindi non è Casula che interpreta, sono i documenti, voglio sapere chi mi va contro, come fa a dire che non è vero, questo è un mistero. Adesso arriviamo al 26 marzo 1848. Che succede il 26 marzo 1848? Che il Regno di Sardegna, cioè la Sardegna, dichiara guerra all'Austria. C'è un sogno nazionalista, questo lo facciamo. Qual è il primo atto prima di passare il Ticino il 23, tre giorni prima? Guardate qual è l'atto. Cambiano le bandiere. La bandiera del Regno di Sardegna è naturalmente i quattro mori. Non chiedetemi quando nasce perché vi potrei fare una storia tutta intera, lo so tutto. E viene cambiata con il tricolore, che chiamano tutti il tricolore italiano.
paese italiana se 13 anni prima che nasca l'Italia? È una bandiera sarda. Il tricolore è la seconda bandiera sarda. Viene fatta esattamente il 23 marzo 1848, tre giorni prima del passaggio dell'esercito sardo che passa il vicino. È la bandiera sarda. Addirittura voi direte, ma lo dice Casula? No! C'è la lettera di chi ha disegnato la bandiera, che si chiama Bigotti, che era un intendente del Ministero dell'Interno sardo, che viene chiamato dal Consiglio dei Ministri sardo perché disegnasse questa bandiera. Dice, ma è quella di Reggio Emilia, non è la bandiera italiana quella. Quella ha gli stessi colori, verde, bianco e rosso, ma non è la bandiera italiana, è la bandiera della Cisalpina, che muore quando muore la Cisalpina. Ci mette gli stessi colori. Cosa vuol dire? Scusate, io non so se conoscete il football, il calcio, io sono diffusissimo. Chi è che si interessa del calcio sa benissimo che la maglia del Cagliari è rosso-blu, o no? La maglia del Genoa è rosso-blu, la maglia del Bologna è rosso-blu, e che hanno la stessa storia, perché hanno gli stessi colori. Cioè gli stessi colori non fanno la stessa bandiera. Quindi la bandiera della Cisalpina non è la bandiera italiana. La bandiera italiana è la bandiera sarda. Tant'è vero, qui vi potrei farla lunga ma non ve la faccio in breve, quando vanno a cambiare, perché l'esercito sardo doveva passare vicino e voleva una bandiera nazionale, cioè bandiera nazionale vuol dire che sia riconosciuta da tutti quelli che si vogliono riconoscere su questa bandiera. Passano vicino, non trovano i colori né a Torino, né verde né rosso, e sono costretti a passare vicino con le bandiere sarde. Quindi la prima avanzata delle cose, quando arrivano a Milano, due giorni dopo, di domenica, sotto la pioggia, sono le bandiere sarde, perché non avevano trovato i colori della nuova bandiera sarda.